Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte e bentornati in un nuovo video e benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Eccomi finalmente tornata con un nuovo video e questo è un video super, super, super wow, perché oggi andiamo ad aprire insieme questo meraviglioso calendario dell'avvento che mi è arrivato da Stylevana. Ovviamente adesso che cosa dobbiamo fare? Aprirlo, ovvio, ma subito dopo la sigla. Ok ragazzi, allora eccomi finalmente tornata con un nuovo video unboxing, perché oggi, guardate qua che meraviglia che abbiamo, oggi andremo ad aprire insieme il calendario dell'avvento di Stylevana. Sapete la mia mania assoluta per i calendari dell'avvento, e quando dobbiamo aprire i calendari dell'avvento lo sapete che io sprizzo gioia in ogni dove, ecco. Oggi andremo ad aprire appunto questo qui tutto rosa e esce oggi sul sito di Stylevana. È per questo che vi faccio uscire il video, perché poi non vorrei andasse sold out e non riuscite a reperirlo più. Quindi io vi voglio subito far vedere che cosa c'è all'interno di questo calendario. Sapete che ovviamente io dico sempre che i calendari dell'avvento li voglio aprire a dicembre, per una questione proprio mia personale, perché è bello vedere giorno per giorno che cosa ci offrono i calendari dell'avvento. Però questo, ragazze, non potete lasciarvelo scappare, perché all'interno, come saprete, ci sono tutti tantissimi prodottini di skincare coreana che io adoro nella maniera più assoluta. Ma prima di iniziare il video, ovviamente come al solito, vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e di attivare la campanellina, così sarete sempre avvisati dei nuovi video in uscita. Inoltre vi ricordo di seguirmi sui social, in particolar modo su Instagram, ve lo dico sempre perché comunque lì sono un pochino più attiva. Lì mi trovate come orsottopotto88. Ovviamente Stylevana per l'occasione mi ha rilasciato un codice sconto per voi, che io vi lascio qui sotto ovviamente in info box. Andate sempre ad aprirla perché comunque trovate tutte quante le informazioni relative al video. Siete pronte? Siete pronte di vedere questa magnificenza? Io no, forse non sono pronta, però assolutamente ad aprire. Allora, guardate la meraviglia di questo calendario. Ovviamente il calendario, visto che è tutto rosa, lo andrò a tenere proprio per andare a conservare all'interno gioiellini piuttosto che altre cosine, perché è veramente carino e i cassettini sono veramente veramente spaziali, perché sono belli rigidi. Ho già parlato fin troppo e quindi adesso non ci resta che aprire piano piano una casella dopo l'altra e vedere che cosa troviamo all'interno. A fine video, ovviamente, per chi non volesse degli spoiler relativi ai prodotti che ci sono all'interno del calendario, vi rimando appunto alla fine del video per trarre le nostre conclusioni relative al calendario. Tutti pronti? Io anche. Allora, partiamo subito con la casellina 1, che è qui, è bella grande. Allora, troviamo un prodotto in full size, fantastico. Tra l'altro, guardate, all'interno c'è anche tutta questa carta per, tra virgolette, nascondere il prodottino che c'è all'interno. Troviamo un prodotto di questo brand, Mary & May Believe in Fruit, ed è un sun cushion con la protezione 50+, con all'interno pantenolo e niacinamide. È illuminante ed è idratante, quindi abbiamo una protezione solare in cushion, fantastico. Io già ne ho provata una di questo brand e assolutamente da avere. E poi è grande come size, quindi adorabile. Casella 2 qui a fianco, un po' più piccolina. Oh, allora, che meraviglia! Troviamo un prodotto che io adoro, anzi un brand che io adoro, e sto parlando di Frudia. Eccolo qui. Troviamo un Mango Honey Sleep Lip Mask, quindi è una mascherina per le labbra al profumo di mango. Casellina 3, siamo già alla 3. Allora, casellina 3 qua sotto. Allora, prodottino, sono tutte full size, ragazze. Ora, io non so se le altre all'interno del calendario troviamo delle altre full size, anche perché non so veramente nulla di che cosa si possa trovare all'interno di questo calendario, quindi è
è una sorpresa ovviamente anche per me. Allora, in questa casellina 3 troviamo del brand Tiam, troviamo un credo siero 40 ml Vita B3 Source. Questo è il packaging, molto carino, tutto giallo, che ricorda appunto i prodottini illuminanti. Vi faccio vedere il prodotto com'è all'interno. Ok, esattamente, è proprio un siero. Che bello il packaging, veramente carinissimo. Bello bello, mi piace tantissimo. Casella 4, grande grande, eccola qua. Del brand VT Cosmetics, eccolo lì, troviamo questo prodotto che si chiama Cica Yalon Riddle Shot 100. Eccolo lì. Questo prodottino qui non è altro che un prodotto che va a levigare la pelle. Adesso ve lo faccio vedere. Comunque sì, va a levigare la pelle. E anche questo ovviamente è una cremina, direi, sì, una cremina da 50 ml, quindi anche questo è una full size. Quindi avere delle full size, così tante full size all'interno di un calendario, assolutamente top. Casella 5 qui su con tutti i cuoricini, troviamo del brand Purito. Ok, io ho già provato dei prodotti di questo brand e mi piace moltissimo anche perché è vegan. Questo qui è una crema con oli essenziali, con acido ialuronico pantenolo, che va a dare idratazione alla pelle. E all'interno troviamo anche dell'acqua salata. Ok, quindi cremina che andremo sicuramente a provare. Guardate che bello, il packaging è veramente molto minimal, molto semplice, però è davvero carino con questo blu, ci piace moltissimo. Casella 6, 666 qui sotto, vicino a me. Allora, del brand Aru Aru Wonder, che io ho già provato dei tonici di questo brand e mi ci sono trovata benissimo. Eccolo lì. Troviamo un multibalm con centella e vitamina A, C e... Anche questo è un prodotto per andare a illuminare e comunque è proprio un balsamo multiuso, ma che carino. Questo è il packaging e qui abbiamo appunto il nostro balsamo, che non ha una fragranza particolare, vedete, è proprio un balsamo. Eccolo lì. Che si può andare a mettere, credo, su viso e corpo. Suppongo di sì. Casella 7, eccola qui. Oh, che meraviglia! Allora, io adoro i prodotti in stick solare, perché ne ho comprato uno quest'estate ed effettivamente è proprio una manna dal cielo, nel senso che lo andate ad applicare proprio sulle zone dove volete maggiore coprenza, maggiore protezione, e io l'ho utilizzato parecchie volte sulla zona appunto del contorno labbra, proprio perché mi era uscita una macchia molto evidente durante l'esposizione solare, e quindi ho continuato e sto continuando a utilizzare questo stick solare. Troviamo appunto uno stick solare che ricorda molto un altro brand. Questo qui è il Shinik Enjoy Super Active Airy Sun Stick con la protezione 50+, ricorda veramente esattamente quello che ho già come stick, però appunto è un altro brand questo. Adesso vi faccio vedere lo stick. Ecco qui lo stick in blu e giallo, e questo è lo stick solare. Quindi questo qua lo tengo conservato, così lo utilizzerò appunto non appena finisco l'altro che sto ancora utilizzando. Casella 8, eccola qui. Troviamo un prodotto di Goodall, eccolo qua. Questo qui è un prodottino. Questi qui sono i gel eye patches con la vitamina C. Io questi li ho già provati di questa linea, di questa marca. Abbiamo i patch per gli occhi, quindi andare a illuminare la zona del contorno occhi. Fantastico. Tra l'altro all'interno mi pare che abbia anche la palettina appunto per andare a prelevare i nostri patch. Casella 9, che è qua su, troviamo del brand Pep, ok, un balsamo
per le labbra nella colorazione 001 Recharger. Ecco qui il balm di questo brand, eccolo qua. Dovrebbe essere un po' colorato, suppongo. Lo apriamo e lo vediamo, ma direi che esattamente sì, è un po' colorato, esatto, è sul rossiccio. Quindi anche questo lo proveremo insieme, magari in qualche video. Vasellina 10 è la più grande in assoluto, speriamo ci dia altre gioie, anzi ancora più gioie. Wow! Allora, troviamo anche qui dei patches per gli occhi in idrogel. Questo è del brand Petite Fée, ok, e sono dei Black Pearl and Gold, quindi sono dei patches per gli occhi con perla nera e oro, quindi saranno illuminanti, direi proprio di sì. Dentro anche in questo abbiamo la nostra palettina e questi sono i patches. Guardate che meraviglia, ok, senza fare danni, che non vorrei uscisse il siero, appunto. Casella 11, eccola qui sotto. Troviamo un prodotto di Innisfree che io già conosco questo brand. Questa è una essence, estratto di, non mi ricordo se è mandorla, se è nocciola, non mi ricordo, comunque con estratti appunto di frutta secca, suppongo. E questa è la essence, è trasparente. La essence l'andate ad utilizzare oltre al tonico, quindi è qualcosa in più rispetto al vostro tonico. Ragazze, tutte full size, cioè pazzesco, veramente pazzesco. Casella 12 qui sotto. Oh, che cos'è questo? Oh, un burro cacao del brand allora questo non riesco a capire il brand, perché c'è scritto solo made in Japan e dietro ci sono solo scritte giapponesi. Comunque è un burro cacao, troviamo, eccolo, al mentolo, e questo lo andiamo a provare sicuramente insieme in un video. Questo tra l'altro ha la protezione 20 all'interno, quindi è anche protettivo. Casella 13 quassù. Oh, troviamo del brand Romand un mascara che si chiama An All Fix Mascara, questo è il packaging, ed è un mascara in una colorazione che non credo sia nera. Lo andiamo a vedere. Ah no, esattamente, è un marrone, e all'interno troviamo anche tutti dei micro peletti, quindi questo, oltre che a volumizzare, va proprio ad attaccare queste microfibre, queste fibre, in modo da allungare ancora di più le vostre ciglia. Casella 14 qui sotto. Ma che meraviglia, cioè lo sanno proprio che a me piacciono questi prodotti, perché troviamo, questa qui è una mini size direi, perché la full size è più grande, e troviamo il del brand Amish il tanto mio amatissimo burro struccante All Clean Balm. Io con questo burro struccante mi sto trovando realmente bene. Questa qui è la versione un pochino più piccolina da viaggio. Questi sono 50 ml, credo che la versione in full size sia di 100 ml, e all'interno anche qui abbiamo il nostro cucchiaino, eccolo, e questo qua sicuramente lo lascerò chiuso, di modo che se devo portarmelo in viaggio non porto la full size ma porto questo in mini size. Questo è al mandarino. Casella 15 qui, ok, due prodotti, cioè nella casella 15 troviamo ben due prodottini. Allora, qui troviamo delle mini size invece, quindi non è tutto un full size come abbiamo pensato finora. Abbiamo trovato solo una casella con una mini size, neanche un campioncino, ma è proprio una taglia da viaggio. Comunque sono 50 ml di prodotto, ma qui troviamo due prodotti. Uno è un allora, troviamo due prodotti del brand Son by Me, eccolo qui. Troviamo il prodotto per gli occhi, contorno occhi al retinolo,
e troviamo il siero, quindi la combo siero contorno occhi. Ecco qui il contorno occhi e il siero, ok, della linea Retinol Intense. Quindi li andiamo a provare, sono 10 ml di prodotto e comunque 10 ml di prodotto del contorno occhi. Ottimo, quindi mettiamo di qua le mini size così poi vediamo il tutto, insomma. Casella 16, ci stiamo avvicinando alla fine. Allora, del brand Rire troviamo un Luxe Liquid Shadow, quindi un prodotto make-up questa volta, nella colorazione 01 Nude Glam ed è un ombretto in crema. Che bello! Allora, il packaging è questo e questa è la colorazione. Aspettate che ve la faccio vedere. Bellissima, super luminosa. Guardate un po', bellissima, super super luminoso, è un ombrettino che sicuramente andrò ad utilizzare proprio come base per gli occhi. Casella 17, vediamo se ci regala gioia anche la 17, è un po' più grande. Allora, troviamo un prodotto del brand Farmstay, che è questo, eccolo qui, ed è della linea Eau de Parfum. Hand cream, quindi è una crema per le mani Forest Moonlight, quindi una cremina per le mani, soluzione rilassante, delicata, con una profumazione molto delicata. Allora, vi faccio vedere com'è la crema. Questa qua anche è una full size, credo, perché sono 100 ml, quindi direi assolutamente sì. E questo è il packaging. Eccolo lì, c'è un po' di varietà di tutto, ancora per il corpo non abbiamo trovato nulla, abbiamo trovato tutto per il viso, se non appunto il balsamo, quello multiuso, però direi che per il resto è tutto più o meno viso. Casella 18, qui sotto, troviamo un prodotto del brand Numbuzen, ok, comunque è questo qua, troviamo un siero 3 Skin Softening, quindi questa è questo qui è un siero, credo nutriente, una texture molto vellutata per il viso. Ora vediamo com'è, non ve lo so dire, però ho già provato prodottini di questo brand e questo qua è il nostro siero. Ok, packaging veramente carini. Casella 19, troviamo un prodotto make-up, direi, ed è una tinta labbra Dazzle Tint della linea del brand Unlashia Cosmetics. Questa è nella colorazione 03 Glow Day. Allora, il prodotto è questo. Unlashia intanto è il brand e questa è la tinta. Ok, vediamo insieme com'è la colorazione. Questo è il prodotto e sono quelle tinte che piacciono tanto alla Ale perché è proprio una delle sue tinte labbra preferite. Non ha nessun tipo di fragranza, direi, e questo qui è il colore. Stupendo, veramente molto 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 carino. Casellina 20. La casellina 20 è qui sotto. Allora, troviamo del brand Magno in un credo siero Complex Ampoule Bifida Biome. Allora, questo prodotto qui, ok, non lo conosco, devo dirvi la verità. Ecco qui il nostro siero. Ha acido ialuronico di 10 differenti molecole. Quindi questo è il packaging, anche questa è una full size perché siamo sui 100 ml, quindi un'altra full size. Casella 21, troviamo del brand Beauty of Joseon un contorno occhi in full size, perché anche questa è una full size, direi, 30 ml di prodotto.
ed è un contorno occhi con all'interno retinolo e ginseng, quindi il ginseng ci va a svegliare notevolmente lo sguardo, direi. E questo è il packaging. Tra l'altro i contorno occhi così grandi in realtà li fanno praticamente solo nei prodotti coreani, perché qui prodotti di contorno occhi 30 ml li vediamo neanche nei sogni, insomma. Quindi contorno occhi assolutamente approvato. Casella 22, qui sotto troviamo 80 ml di crema. Ah no, questa qui è una maschera, perché è una maschera che si chiama Habib Rice Probiotics Overnight Mask Barrier Jelly. Quindi abbiamo una maschera per il viso, ok, da utilizzare di notte, quindi una maschera notturna da tenere su tutta la notte e da andare a risciacquare al mattino. Anche qui abbiamo il cucchiaino, mi fa morire la questione dei cucchiaini, perché almeno non andate a mettere e prelevare il prodotto direttamente con le dita, quindi è molto più igienico avere il cucchiaino o comunque la palettina per andare a ritirare la crema all'interno della scatolina. E questo qua è il nostro la nostra cremina. Casella 23 qui su, e siamo praticamente alla fine, mancano due caselle. Oh, doppietta nella casella 23, doppietta, e troviamo due prodotti. Allora, sempre del brand Salon Care System, l'Ador. Troviamo due prodotti per i capelli, ma fantastico, due prodotti per i capelli, che meraviglia. Allora, troviamo un olietto, che è questo qua, e troviamo anche una maschera, una Sleeping Eye Mask, eccola qua. Quindi anche queste le andrò sicuramente a testare, perché sapete quanto mi piacciono, mi piace curare i capelli in questo periodo. Comunque qui troviamo due mini size. Ultima casella, ragazzi, siete pronti? Perché io non sono ancora pronta. Comunque, casellina, cosa troviamo? Allora, del brand Skin 1004 troviamo un siero con la protezione 50+, con centella del Madagascar e acido ialuronico, direi, sì, che è questo qua il brand, e il packaging è questo. E adesso vediamo insieme il packaging interno del prodotto. Eccolo qua, che meraviglia. Di questo siero sarà veramente molto più leggera la consistenza e si assorbirà sicuramente molto prima rispetto alla crema, però all'interno ha la protezione 50. Ok ragazze, allora, conclusione di questo fantastico calendario. Di tutte le 24 caselle che abbiamo trovato, solo 3 caselle avevano delle mini taglie, nel senso che sicuramente in 2 caselle abbiamo trovato 2 prodotti e 2 prodotti in mini size, proprio simili campioncini, e però nella terza casella, che dico che è una mini size, in realtà abbiamo trovato comunque un 50 ml di prodotto, che mi verrebbe quasi da metterlo nelle full size. Abbiamo trovato praticamente 23 caselle, 22 caselle full size completamente, quindi abbiamo tantissimi prodotti full size di un calendario del genere. Il prezzo del calendario ovviamente lo trovate giù in info box, e ovviamente anche il link relativo al calendario, vi lascio tutto comunque qui giù in info box. Io direi che per 22 full size il calendario è assolutamente approvato per la varietà di prodotti che ci sono all'interno, che abbiamo trovato. Una cosa che non abbiamo trovato è sicuramente qualche prodottino per il corpo, ma tutto praticamente per il viso, se non appunto due prodottini per i capelli e stop. Però io direi che questo calendario è assolutamente fighissimo. Ovviamente io ringrazio Stylevana per avermi mandato il calendario da provare e da vedere in anteprima. Io lo adoro, lo amo tantissimo. Niente ragazzi, noi ci vediamo prossimamente con nuovi video, continuate a seguirmi, mi raccomando, giù in info box andate perché trovate tutti quanti i riferimenti, fatemi sapere che cosa ne pensate del calendario e se lo acquisterete, mi raccomando, fatemelo sapere con un commentino qui sotto. Noi ragazzi ci vediamo prossimamente, io vi mando tanti super mega bacioni e ovviamente noi ci vediamo alla prossima, ciao!